Gente di Screenworld, eccoci di nuovo dentro la scena, la rubrica video che vi racconta le scene più belle e importanti del cinema contemporaneo per svelarvi segreti e significati più o meno nascosti. Oggi ci dedichiamo al film più recente di uno dei più grandi, se non il più grande maestro del cinema d'animazione contemporaneo, Hayao Miyazaki, che ha dipinto un nuovo capitolo della sua riflessione sulla fantasia, l'altrove, l'aldilà e il loro rapporto con la storia, un film che è appena giunto su Netflix. Quindi allacciate le cinture, preparatevi a volare come sempre con il regista giapponese ed entriamo dentro la scena di Il ragazzo e l'airone. Raccontare l'aldilà, il mondo dopo la morte, è un topos quasi irrinunciabile di tutti i racconti mitici ed epici, tanto nei classici che hanno fondato la nostra cultura, quanto nei racconti più moderni e contemporanei, basti pensare al Signore degli Anelli. In questi c'è sempre, o quasi sempre, un momento in cui l'eroe fa visita a un mondo che gli ricorda la sua natura mortale o quella dei suoi cari. D'altronde, cos'è la tana del Bianconiglio se non un passaggio per l'Ade attraverso il filtro dei sogni? Ecco, anche nei film di Miyazaki, soprattutto quelli della maturità, pensati non solo per un pubblico infantile, la morte e la sua doppia dimensione, sia fantastica che concreta, appare di frequente. In Il ragazzo e l'airone, la morte dà l'avvio al film. Un incendio causato da un bombardamento aereo uccide la madre di Mahito in una sequenza tecnicamente prodigiosa, seppure breve, tra le più complesse mai realizzate dallo studio Ghibli, che raggiunge una fluidità di movimento strepitosa. Ma non è solo una grande riuscita tecnica, ci sono un paio di elementi che aprono porte dentro il racconto, verso dimensioni espressive ulteriori. La corsa che il ragazzo fa da casa all'ospedale in fiamme, spesso mostrata in soggettiva, sembra far trascolorare il netto realismo del disegno in una sorta di limbo indefinito, una sensazione accresciuta dalla violenza cromatica del fuoco, che appare quasi come uno strappo tra le dimensioni, un accenno di un altro mondo. Questa sensazione diviene contatto, collegamento verso metafilm, quando Mahito, giunto nella dimensione onirica e spirituale della torre, fa la conoscenza dei Warawara, le anime dei nonnati che aspettano di maturare per volare e nascere. La sequenza in cui il ragazzo li vede spiccare il volo nella notte è uno di quei momenti di puro lirismo per cui amiamo tanto il sensei, con la dolcezza delle immagini, il gusto infantile del character design, le musiche di Joe Saishi, il simbolismo di chi ancora deve nascere perso nella terra dove ci sono i già morti, quel volo delle creaturine che formano spirali ascendenti simili al DNA. Poi però accade qualcosa di pericoloso. Un gruppo di pellicani vola verso di loro e li attacca, li mangia. A salvarli ci pensa Imi, una figura semidivina che ha il potere del fuoco. Quel fuoco che ha ucciso la mamma di Mahito salva la vita di chi ancora non ne ha. Non è semplicemente un rimando simbolico come una rima, ma è un rimando narrativo. Quando nel finale il ragazzo salva la dama e le offre di venire con lui, emerge ciò che tanto il protagonista quanto il pubblico sentivano fin dalla prima apparizione di Imi. Quella donna è una versione di Misako da giovane, cioè la mamma di Mahito che muore a inizio film, e deve restare dentro la torre per consentire ai Warawara di nascere, quindi per garantire la venuta al mondo dello stesso Mahito. Il fuoco toglie, il fuoco dà, dalla morte alla vita. E dove di solito in Miyazaki e nella narrativa di ogni tempo questo passaggio è garantito dall'acqua, e nel ragazzo e l'airone è il fuoco, che come ci insegna il ciclo della vita, distrugge per poi far rinascere.